Cosa ti stai inventando? Cercando delle tavole per fare un tavolino esterno lì su quelle terrazzine. Sarebbero quelle le tavole? No, quelle lì che ho tirato fuori. E questo cos'è invece? Questo si sta scongelando, l'alette Ah, di alette di pollo. pollo, perché poi facciamo il barbecue? Esatto. Queste? Bisogna verniciarle. Bisogna grattarle e dargli su un impregnante. Sono in buon stato? Prova a girarle un attimo. Abbastanza, cioè, tale da reggere il peso. Sì. È stato tutto un pavimento perché vedi che è l'incastro. Non credo, perché il pavimento è stato lasciato tutto. Allora non so, vedi Magari da qualche fuori. mobile, qualcosa. E qua cosa succede? E qua c'è Qua c'è l'Apocalisse. una vecchia scala che in realtà era stata sommersa da legna e carta. Sì, In molto realtà è ancora probabilmente. molto bella. Tra l'altro anche Potrebbe molto essere sì. solida. Potrebbe essere la base per la panca, ma anche no, perché è piena di chiodi. No, usiamo la panca che c'è già. No, c'è già una bella panca. E Io questa metterei qua dentro. dentro cosa c'è? Un inferno dantesco? Infatti non si vede un tubo perché Ma hai fatto la abbiamo corrente? scollegato la corrente. Non Sì, qua serve bisogna un fare dantesco. un po' di ordine, bisogna fare qua, sì. La vecchia lampada a petrolio. Beh, di legna comunque ce n'è ancora abbastanza, direi. E poi la rimetti sopra? Sì. Ricordiamoci che sono da bruciare, però. Allora cosa No, facciamo? no, va Andiamo a bene, cercare mettiamoli di lì, fare diamoci quello. una priorità. Nel senso che la prima volta veniamo qui con la motosega, tagliamo e buttiamo nella stufa. Tanto sono verniciati? Alcuni sì. Quelli no, però. No, No, qui quindi non c'è. questo sì. Quello verniciato. Non li usiamo. Perché non va bene né per l'inquinamento, né per i tubi della stufa, né Esatto. per l'odore che fanno in casa. Va bene, io vado ad accendere, vado a bruciare la cartaccia. Ciao. 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 Cosa facciamo di questa roba qua? Allora, che si fa? Ordine! Ma questa roba qua la lasciamo qui? Quanta polvere? Sì, infatti non respiro più. Devi uscire, lasciala lì. Anche perché ogni volta che tagli, Sì, ma... vedi? Ogni volta che tagli, comunque si crea polvere. Quindi quello che hai fatto va più che bene. L'unico modo sarebbe quello di bagnare. Per Sì, ma evitare la quella polvere. roba lì dobbiamo lasciarla lì o possiamo buttarla via? Questa la buttiamo nel fuoco. Adesso Adesso lì, inizia a sì. montare, no? Amore, legna, eh? Sì, ma c'è anche magari piscio di topo. Amore, sterilizza tutto, è fuoco, eh? Il fuoco sterilizza le ferite. Beh, quando abbiamo finito di mangiare, buttiamo la legna lì a far fuoco se vuoi. Quando hai finito di mangiare, il fuoco è spento. Allora riaccendiamo. Adesso prendiamo la legna più bella Va per fare bene. diventare. Va bene. Ottimo lavoro. Grande ordine. Veramente molto bene. Qua è buio, non si vede niente. Però qua hai fatto un gran bel lavoro. Grazie. Grazie a te. Guarda qua che gnocca. Cos'è che c'è scritto lì? Pisolo. Pisolo. Ciao.
Fabina. Il fine con il salume. No, aspetta anche. Mi piace il vin. A me piace il vin. Sì. Giornata non bella come ieri. Però bella. Però bella. Grandi lavori di pulizia della legnaia. Grazie a lei che ha deciso di mettersi a lavorare da buona donna veneta. E adesso ci meritiamo l'aperitivo e dopo la grigliata. Grigliata di alette di pollo e salsicce. E dove sono le salsicce? Dentro in borsa, perché erano già scongelate. Ah, le salsicce erano nascoste. Abbiamo bruciato della vecchia carta dietro casa, c'è un odore un po' acre che si mischia un po' con l'odore della legna buona. Però dovevamo far pulizia qua, non c'è modo di buttare via quintali di carta, quindi in una zona sicura e protetta, lontano da rischi di possibili incendi, abbiamo bruciato questa cartaccia e adesso mangiamo. Come va? Molto bene, direi. L'abbraccio è sufficiente? Sì. Stanno cuocendo bene. È pronto? Un po', sì. Un po', e allora dai, comincia a mettere nel piatto. Sento il profumo da qua. Che si raffredda con quest'aria fredda. Senti il corvo. Ucrow. Ragazzi, mangiare all'aperto. Non apprezzo. All'aperto nella nostra piccola baita. Senti, scema. Buon appetito. Buon appetito. Com'è? L'insalata è buona. Il radicchio trevigiano. La cottolina. Il vino. Mm.
ragazzi. Vi auguriamo. Buon appetito. Buon appetito, una buona domenica. Oggi 2 gennaio 2022. Ciao. Buona continuazione. Buono. Che giornata spettacolare. E pensa che giù in paese c'è la nebbia, un muro di nebbia, vedi? Infatti. Senti che caldo. Oh. Signor Sole. Non è neanche tanto cottissimo, eh? No? La lasciamo così.